Quando l'arte scende in campo, il cinema e la grande guerra. Nascita e sviluppo della settima arte. Nel 1885 George Eastman inventa la prima pellicola cinematografica, mentre per la prima ripresa dobbiamo aspettare il 14 ottobre del 1888, grazie a Louis-Aimé Augustin Le Prinz, e aveva una durata di soli 2 secondi. Soltanto nel 1895, grazie ai fratelli Lumière, abbiamo la prima sala cinematografica a Parigi, dove mostrarono la loro nuova invenzione, le cinematografe. Quando nel 1900 i due fratelli decisero di cedere i diritti di sfruttamento a Charles Pathé, si ha una diffusione capillare immediata del cinematografo, prima in Europa, poi nel mondo. L'universo cinematografico inizia in questo periodo a registrare alcuni tra i suoi successi più grandi, grazie anche alle innovazioni e nuove tecniche sperimentate. Intorno al 1900 l'industria cinematografica si fece più ampia. Vennero allestite sale permanenti dedicate prevalentemente alla proiezione di film e la produzione delle pellicole si allargò per soddisfare la crescente domanda. L'industria cinematografica francese dominava il mercato internazionale e i suoi film erano i più visti nel mondo. L'Italia invece arriva un po' più tardi sulla scena della produzione cinematografica, che tuttavia, a partire da quell'anno, inizia a svilupparsi molto rapidamente, tanto che nel 1910 era seconda al mondo solo a quello francese. Quindi, ricapitolando, nel 1885 George Eastman inventa la pellicola cinematografica, nel 14 ottobre del 1888 la prima ripresa di Louis-Aimé Augustin Le Prinz, nel 1905 vennero allestite sale permanenti dedicate prevalentemente alla proiezione di film. Il cinema durante la Grande Guerra. Il periodo iniziale della Prima Guerra Mondiale rappresentò un punto di svolta nella storia del cinema. In questi anni esso diventa un fenomeno sempre più popolare, capace di accattivarsi subito l'attenzione delle masse, a prescindere dal loro ceto, siano essi borghesi, siano proletari. Il cinema venne portato in Italia dagli operatori Lumière nel corso del 1896. A marzo il cinematografo arrivò a Roma e a Milano, ad aprile a Napoli, Salerno e Bari, a giugno a Livorno, ad agosto a Bergamo, Ravenna e Bologna, ad ottobre ad Ancona e Perugia e a dicembre a Torino, Pescara e Reggio Calabria. A Pisa nel 1905 aprì quello che fu il più antico cinema italiano fino alla chiusura il 13 febbraio 2011, il Cinema Lumière. Nei 3 anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, mentre la produzione si consolida, vengono esportati in tutto il mondo film mitologici, comici e drammatici. Con la fine del decennio, Roma si impone definitivamente come principale centro produttivo. Tale resterà, nonostante le crisi che periodicamente scuoteranno l'industria, fino ai giorni nostri. Emblematico in quel senso è il caso dell'industria hollywoodiana, che, a differenza delle fiorenti industrie francesi e italiane, indebolitesi con l'inizio della guerra, andava assumendo la sua forma definitiva proprio in quegli anni. La guerra ebbe profondi effetti su tutto il mondo del cinema,
alcuni dei quali è possibile avvertire ancora oggi. L'impegno bellico influì particolarmente sulla Francia e sull'Italia, permettendo alle società americane di riempire il vuoto creatosi. Dal 1916 gli Stati Uniti divennero i principali fornitori di pellicole in tutto il mercato mondiale, tanto che, dopo la guerra, l'obiettivo comune nel mondo del cinema era competere con Hollywood. Negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale, il cinema era un'industria nazionale, ma con la guerra ciò non fu più possibile. Crebbe così in alcune nazioni, come la Germania e la Russia, la produzione locale, mentre Francia e Italia subirono un netto declino, ma cercarono di resistere con tutti i mezzi. Con lo scoppio della guerra nel 1914, i governi delle nazioni partecipanti catturarono l'attenzione delle masse con i mezzi più disparati. Infatti, spesso, persino nelle pubblicità, per incrementare le vendite, venivano sfruttate immagini di soldati che inevitabilmente rimandavano i propri familiari al fronte. Parallelamente, si iniziò a sfruttare il nuovo fenomeno crescente, il cinema. Capace di conquistare i cuori e le attenzioni di tutti, il cinema si rivelò il principale divertimento di massa. I cinematografi erano accessibili a tutti, infatti i prezzi erano modici e non era richiesto un certo tipo di vestiario. Così, se da un lato esso distraeva le persone afflitte per il logorante conflitto, dall'altro i sostenitori della guerra intuirono che la proiezione potesse essere un ottimo modo per diffondere solidarietà e sostegno, rendendo la guerra il soggetto perfetto per i nuovi film. Il cinema e la Grande Guerra. I temi che maggiormente si svilupparono durante gli anni della guerra furono orientati, più che altro, all'esaltazione della guerra e ad un certo estetismo del campo da battaglia. E ciò non soltanto inteso in senso letterale, ma anche in senso figurato. Uomini con l'elmetto e donne innamorate sono spesso protagonisti di una storia privata che si intreccia in qualche modo con la guerra. E ognuno di loro ne combatte a sua volta una propria interiore, che di volta in volta può assumere i significati più diversi: ideologici, esistenziali o puramente materiali. Esiste la guerra dei patrioti, quella degli uomini che sperano di migliorare il proprio futuro dopo la pace, quella degli innamorati che attendono di poter abbracciare la propria amata. Molti di questi uomini torneranno a casa disillusi. In Italia i patrioti rinfacceranno ai politici la vittoria mutilata, i contadini la terra promessa mai avuta. Molti giovani saranno mutilati o perderanno la loro vita, altri non avranno più il loro lavoro. Questa disillusione, accompagnata da una certa rassegnazione al sacrificio inutile, continua ad essere rappresentata anche molti anni dopo la fine della guerra. Alla propaganda del riscatto nazionalista si affiancò dunque la cinematografia pacifista. La Grande Illusione di Jean Renoir, 1937, è forse uno degli esempi più classici di questo filone letterario. Secondo Renoir, tutti siamo perdenti di fronte alla guerra. Nel suo film, l'aristocratico, il ricco ebreo e il proletario, prigionieri nel campo di concentramento tedesco, condividono il loro comune destino pensando ad un modo per evadere. La prigionia assume anche un valore altamente simbolico. Tutti siamo prigionieri della guerra. La Grande Guerra. Molti registi hanno diretto film sulla Prima Guerra Mondiale. Spesso i soggetti sono stati tratti da romanzi, come Per addio alle armi di Ernest Hemingway, che ha dato origine a due film, o Niente di nuovo sul fronte occidentale di Henri-Marie Remarque, da cui è stato sviluppato all'Ovest Niente di nuovo.
Altri hanno una sceneggiatura originale, come La Grande Guerra, un film del 1959 diretto da Mario Monicelli, prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Io dico che se vinciamo questa guerra con i mezzi che abbiamo, siamo davvero un grande esercito. Tenente Gallina nel film. Felice connubio di tragedia e commedia, l'opera è un affresco corale, ironico e struggente della vita di trincea durante la Prima Guerra Mondiale. La ricostruzione bellica dell'opera è, dal punto di vista storico, uno dei migliori contributi del cinema italiano allo studio del primo conflitto mondiale. Per la prima volta la sua rappresentazione venne depurata dalla propaganda retorica divulgata durante il fascismo e nel secondo dopoguerra, in cui persisteva il mito di una guerra favolosa ed eroica dell'Italia. E per questo la pellicola ebbe problemi di censura al momento dell'uscita nelle sale e fu vietata ai minori di 18 anni. Fino a quel momento, infatti, i soldati italiani erano stati continuamente ritratti come valorosi disposti ad immolarsi per la patria. Emblematica ed indimenticabile in questo senso la scena dei festeggiamenti nel paese, subito trasformatisi in silenzioso dolore, e della retorica ostentata da autorità ed intellettuali al rientro delle truppe dalla sconfitta di Caporetto. Il film denunciò, inoltre, l'assurdità e la violenza del conflitto, le condizioni di vita miserevoli della gente e dei militari, ma anche i forti legami di amicizia nati nonostante le differenze di estrazione culturale e geografica. La convivenza obbligata di questi regionalismi e provincialismi, mai venuti a contatto in modo così prolungato, contribuì a formare in parte uno spirito nazionale fino ad allora quasi inesistente, in forte contrasto con i comandi e le istituzioni, percepite come le principali responsabili di quel massacro. In alcuni dialoghi del film vengono usate per la prima volta nel cinema italiano alcune parole definite volgari che passarono la censura dell'epoca. Chi va? Ma che fai, oh? Prima spari e poi dici chi va? È sempre meglio un amico morto che un nemico vivo. Chi siete? Siamo l'anima degli mortacci tua. E allora passate. Scendo soldato, Shud Rams. Le origini umili dell'eroe ne fanno un successo, poiché evidentemente la riuscita dell'impresa è legata al desiderio di riscatto degli uomini inviati al fronte nei confronti dei loro governi che li costringono a combattere una guerra che non è la loro. La scenografia e la cinematica del film fanno dell'opera di Chaplin un'autentica prima ridicolizzazione della guerra, dove bombe ed esplosioni vengono sostituite da fuochi d'artificio e girandole. Le polemiche sulla presunta codardia di Chaplin non lo disturbarono particolarmente. Il popolo, i combattenti al fronte e il suo pubblico trassero più conforto dal suo lavoro di cineasta che non da altro. Aborriva la guerra e sapeva bene che la fratellanza tra le genti era sentimento più naturale di quanto non lo fosse l'odio degli eserciti e dei governi.